Sicuramente un risultato che nessuno si aspettava, di andare a vincere a Salerno, soprattutto con questo risultato. Io faccio i complimenti al mister e alla squadra per come abbiamo preparato la partita, perché proprio nei particolari che ci eravamo preposti già dal sabato, il mister ci aveva detto che sarebbe stata una partita, diciamo, rispetto all'amichevole con l'Avezzano, che dovevamo giocare più la palla. Con la Salernitana sicuramente era un'altra partita, perché loro hanno grandi individualità e quindi era più una partita, possiamo dire, difensiva con delle ripartenze. La partita proprio così è andata, infatti se andiamo a vedere i gol tutti con tre ripartenze l'abbiamo fatto. Sono contentissimo di investire questa maglia, quindi l'anno scorso sono entrato un po' in punta di piedi qui a Teramo perché è una piazza che non conoscevo, quindi quest'anno diciamo che sono un po' il vecchio rispetto ai nuovi che sono già arrivati. Spero di fare meglio dell'anno scorso, possibilmente con qualche gol in più, e sicuramente ci troveremo delle grandissime soddisfazioni. L'anno scorso ho giocato 37 partite su 38, mancava proprio quella di Salerno e il destino mi ha regalato questa opportunità proprio alla prima partita in Coppa Italia. È come se si fosse, diciamo, chiuso il ciclo dell'anno scorso, e è andata bene perché comunque me la sono regalata con una vittoria di prestigio, la prima nella storia del Diavolo, quindi siamo felici, io personalmente sono molto contento, è stata una bella emozione. Diciamo che con il nuovo allenatore siamo ripartiti, cioè è ripartito tutto da zero. Quindi penso che con il mister Vivarini, lui ha un altro tipo di gioco rispetto a Capellacci, quindi qualsiasi giocatore che lui mette in campo per noi va sempre bene, spero
che va tutto come deve andare. Giocare contro una squadra di Serie B poi penso che non sia capitato a tutti, anzi a pochi, quindi sicuramente le motivazioni saranno alte, quindi sicuramente domenica sera, ok che c'è il Brescia, ma andiamo lì, giochiamo la partita come abbiamo fatto a Salerno, come abbiamo fatto con l'Aquila sicuramente. Sicuramente io la fiducia del mister la sento, parliamo spesso, ma penso che la fiducia l'abbia di tutti e quindi è soltanto uno sprono a fare, continuare a far bene, continuare a allenarci bene perché lo stiamo facendo tutti quanti. Sta nascendo con dei buoni presupposti perché comunque a Teramo non si fa mai, diciamo, la squadra per passare il tempo, si fa la squadra per vincere. Quest'anno c'è questa necessità assoluta di restare tra le prime otto per andare in C-Unica il prossimo anno. L'anno scorso ci è sfuggita proprio nell'ultima partita contro l'Aquila. Quest'anno dobbiamo riprenderci quello che ci è stato tolto. Brescia ora, squadra di Serie B, si sale di livello, ma è un'altra bella vetrina. Sì, sicuramente è una partita importante. Noi comunque non è che andiamo lì per fare le figuracce, noi dobbiamo cercare di andare là per vincere, per aggredirli, per cercare di farli sbagliare il più possibile. Poi chiaramente se loro sono bravi come la carta dice, vinceranno e noi gli stringeremo la mano. Grandissima soddisfazione, prima siamo andati a Salerno, alla Reca, vincere 3-0 con la Salernitana, che non è da tutti, che loro è da tanto che non perdevano 3-0 in casa, quindi giustamente ci siamo meritati questo, il secondo passaggio di turno col Brescia, che penso che sia un sogno di tutti. E noi andremo lì con mente libera a giocarcela, quindi qualsiasi risultato avvenga noi, cioè, va sempre bene, quindi per noi è già tanto che siamo là. Mi piace giocare la palla come mi piace recuperarla, quindi quando, come dice il mister, quando abbiamo la palla noi deve rimanere nostra, quindi cerchiamo di giocare il più possibile recuperandola. Con Coletti l'intesa? È ottima, già lo conoscevo dai tempi di Pescara, diciamo che manca, mi ha fatto crescere quando ero appena maggiorenne, quindi ritrovarlo qui a Teramo e giocarlo insieme mi fa soltanto piacere. Beh, io chiaramente ringrazio Diego Di Bonifacio per il lavoro che ha fatto negli ultimi 2 anni. Zambardi lo sto conoscendo piano piano, mi sembra molto preparato, e lavora parecchio, ci fa lavorare molto anche sulla parte atletica, dove magari negli anni scorsi lavorava di meno. È molto preparato, ha studiato, ha cognizione di causa in quello che fa. Io mi trovo molto bene, soprattutto perché ha un buon dialogo, quindi se i presupposti sono questi andrà bene. Like the legend of the Phoenix.
ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.